sono io in licenza, l'8 settembre, e qui era proprio che arriva il bombardamento qui a 3, e quel dì mi finiva la licenza e sono andato a giù, a vedere, era a Lubiana. Sono andato, quando sono a Valsugana, sento che sbarca della PC e tutto. Ah, dico, non c'è niente dal congedo, venire a casa. Ma c'è qualche maestra, il colonnello, e dice, andate su, dice, andate al comando che gli dà la licenza di acca, contenti noi. Se l'abbiamo Falcon, va a Trieste, non è nel treno che va a Lubiana, e invece mi hanno detto bloccato. E di basta i treni tutti bloccati per Lubiana. Allora che fede? Gli ha detto andare al comando e aspettare lì, non gli ha detto che c'è finita la guerra. Allora mi dice, passavo già per lungo Trieste, lì, lungo il viale lì, e la notte, 7 mesi mi un po' conto che io da tirare la valigia. E qui la vedo che è la ronda. Che della polizia, ancora io avevo messo direttamente con la morte il cofre del duce. E la vedo che non è nostra la polizia. E la ferma dice, che fate qua? Non state bene a mangiare qua, andate al comando. Allora mi fa la scena nel comando. Ma il comando invece lì così prima era il comando che veniva a dargli in mano ai tedeschi. E sta lì. E dico che farai, farai, sono stato fino al dì dopo, venivo sempre di più gente, sempre di più, tutti in gano, in affari. E dopo, al dì 3, vedo che erano i tedeschi che erano super lontani, hanno i culi sulle soffitte a scampare, e venivo i 3 ciappele, mentre io basta, 3-4 alla volta, mi accompagnava al treno, 4-5 alla volta, e finché il treno non era pieno. E dice, dove porterai a lì? E una qualche altra linea portati a Postumia. A Postumia, in affatti sede, e va a questa grossa caserma che è lì di Bersaglieri, che era vuota. Va dentro, lì è andata a mangiare, minestra, qui quel che era, si è stati lì quella notte. E dopo il dire, vedendo dove porterai, e il dire, e ne mette tutti in colonna e andare a Postumia, andare al treno che è un chilometro, tutti quadrati, se andati, e andare al coso, erano tutti i borghesi con le caldaie di maiale, lì con la strada, per noi. E ne andavano a maiale cazzotti di minestra, di tutto, perché io visto che nemmeno in Germania. E dopo mi mette sul treno e vado proprio a fare il tracciato che era dei militari a Lubiana. E invece che venite a prenderlo, io era lì, da quella parte lì, che se mi veniva dal treno, da prenderlo, feva il colpo da salta giù. Ma invece mi ha portato a quella ronda lì. 5 di, 5 notti sul treno. Sarà ben lontano, non sapendo chi ne porta. E mi ha portato a Stablak, che adesso non c'è più sulle carte, che è super russo, perché mi ha i russi in Milano. Sono stati lì, quindi sdinti, che io ho terminato e domandare se vuole andare con loro a combattere, che il duce gli ha delibrato in gran sasso d'Italia, e che potrebbe fare la domanda. E qui che no, io ne ho di tanti, e tanti no. Sono andati a Tilsit, a mandare. Che adesso non è sulle carte, è che è super russo, perché io riuscì a cambiare, non si più niente, no. E andiamo andati lì, e ho proprio a Dano, dissi non che, sei stati lì fino al 44 di novembre, e qui là venne i russi, venne con dei tipi del meme, non credo, un fiume però, e me me li spartiva Lituania e i tedeschi spartiva. E lì la bloccavi, i russi erano stati fermi. Allora hai fatto tempo,
Niin, sempre con un padron. El niu a turme, en baraca, i tutte me portau manà. E di, pensò che te veni con noi. Perché l'era da maridare, l'era anziano, e era una cosa de, come Dolte, Frantinelli, l'era grossista. Le ha comandato che ha detto, voglio un italiano, torno fuori da prigioniero e mi porto Drio mi, che fa io le cose, de, come si dice, per il maiale. Mi ha fatto come fosse io, ho guardato con lui, perché non mi veniva a cavalcarmi o a colpe. Mi era in Ucraina, eri. E lì è andato via. E il gatto mandale, 7-8 uomini extra, che veniva giù a caricare e ciappare il treno con 7 vagoni e preparare la stazione. E veniva giù gli uomini, togliere la roba e mi veniva a portarla lassù e tutto, e pienirli di tutta la merce che era. Deve stare lì ancora, ma perché lì era tanta. E caricassi 7 vagoni e sempre a scappare. Andrea ai palazzi e ha messo le as che non ne aveva i russi, perché gli altri là che erano i russi, a che faccia col camion, gli vede. E va su infatti Patriot. E va a Königsberg, che è la capitale della Prussia. Va a Königsberg e lì a Penafora, le Vorendit, un'altra città. E lì hanno piantato. L'ha piantata tutto il magazzino, una baracca, e mettersi a vendere come lì dopo. Sono stato lì, lunedì, 15. Madonna, vieni riuscire un'altra volta. Allora che fai, mio padre? La puoi piantare lì tu, perché non si può più andare più avanti, perché se la riuscì lì, sul Baltico, e lì che è al terreno. L'ha tolto su nel carro tutto quel che gli interessava di più che... e poteva il padrone, e volta via con qui, e pianta lì tutto. Allora, sta lì, finché venne questi aiuti, viene l'ordine da andare e nasce la penisola. Che nasce la penisola, saranno 2 chilometri, che dopo viene, ecco. E, allora, che fa? Gli ha detto, questo che l'ha già fatto, dopo non l'ha già fatto, ma il colpo che va dentro, le strette, l'ha già fatto. E sono andato lì, c'erano le redine doppie, e tacchele ai cavalli, e mi distruggono lontano, e fino a me, perché se si spacca, io va giù. E invece non mi succede niente. E vado sulla penisola, e dopo lì, si mette al comando uno per carri, in riga, e un mese sono stati lì, un mese che i russi si erano fermi e sbarravano dei confini una notte, dall'ordine del Dardino, perché dal Dardino ti senti i colpi e basta, ma la notte vedi tutto il fuoco. Sono stati un mese, e magari i cavalli che venivano a terra, che si equipaggiavano, magari le bistecche e fumegarle e che non era altro. E andavamo anche così, e mio padrone che aveva, scatolami, perché i russi usano i scatolami. Allora mi vendeva qualche uno, ma non mi dava tanto, che portava via magari qualche... Ma aveva tanta carne di cavallo. E fin, che veniva un dio, si può andare avanti, passo dopo. Avanti, quando si sta a chilometro avanti, vedo che da lì... Tutti questi soldati prigionieri che spala come muccio dei cadaveri e li sottrava giù nella sabbia così, e li ha fermati per andare lì a noi, ai dati. Mio padrone, no, oltre all'era fetente, che comandava ai militari tedeschi, e comandava la provincia lì. E tira avanti a Luna. E dico per me, come fai a sapere chi i suoi, chi li aiuta giù così senza niente? Che quella isola del Baltico è piena di cadaveri, piena. La notte, sono in Ucraina, sento che veniva lui e si dice, e venivano i russi. Madonna, se si leva su,
який лікаря мати шабандишаві. Вони вашим, вони фуна, вони лікаря мати. Guarda quanti gli stavi a venire fuori a ciappare dentro che poteva venire fuori un mese prima di star lì. Ma non hanno male le nucole che le erano i tedeschi così. Ma forse sulla statale, ma ti puoi andare avanti dal bestiame con là, tu pecore, pecoreri. Vado in questa strada di campagna e lascia finire subito, che era fuori, bosco, tutto. E c'era il masso. Di staccare i cavalli, ma dite, lo stare c'è con. Buttene giù con l'oli e tutto. Se li buttare giù sul time, per dire che non hanno 3-4 mesi, e ne dice da camminare da di fuori, di un'altra strada. E dopo qualche tempesta, io mi vedi a dire che niente niente, per interrogarne. Ho detto, per buttarmi giù non ho più le scarpe, è pieno di terra. Non ho più le scarpe, mi ha portato via lui, e perché se ne arriva fuori. Allora che fa? Ma domani, se finì, devo stare già. Cioè, non lo vedi, gli disse, ho gomiato. Le ha dato su tutte le scarpe che ho tutti i suoi uomini, e lui fu come un padre che le vedeva ben precise a mio, guardate quelle come di quelle lì, le scarpe. E sono stato qui, non so più come ringraziare questa vecchia, lei è una chiave, lei copavi, io in vera, mio figlio. Quella notte l'hanno fatta lì, dopo lì ha detto, bisogna camminare, da, avanti che in fronte, verso la Polonia, no? Ho fatto tutta la giornata, e passavo un carro, era stracca, con un soldato bui, sono a caccia messo in scala a vedere, e gli consigliere lì che, pulsava davanti a scappare con gioventù dei formali, non cadere. Nel campagnotti vedo che erano quattro, che passo io a quattro soldati. Dico, ma quelli le prigionieri. Se prigionieri volate, vuol dire così. E dico, sono cent'anni, madonna, più con te, mia luna, vengo dal car, e io insieme, e lui era da coso. Sulla salò, infatti va avanti, avanti, finché se ne arriva a Varsavia. Ma Varsavia desmonta lì, deserto, di un battigione, non era più città, che era banchetti, chi vendeva le uova, quelle frutti, quella roba lì, all'altra verta, tu distrugge la città, non era niente. Se ne arriva a questo lager, era un 15.000, tutti venivano sempre di più, era il lager. Degli prigionieri propri. Ottia, infatti, se chi sono, anche in Italia da maiare, io. In Natale, a mezzì, in Italia una coppa così, nel miglio, per i musei, una bella coppa così, ma a me, al dì. Ma le lasciando, non ne fa niente, dormire basta. E era un poeta, da Fiorentino. Ostia, noi siamo anche tutti, dal primo giorno che ha fatto la prigionia, e lì, e complicava tutto il passato, e fino alla poesia. E finché il 25 maio si è finita vera, ma noi siamo contenti, si è finita vera. E gli Stati Uniti, perché le ferrovie erano tutte bloccate, lei arrivò, e io una settimana dopo a me, perché gli ti fermava a fare le contimacce. E finché venne l'ordine da partire, e dopo gli invece si attira dritto ancora. E a Vienna, 5-6 italiani, gli dava uno, un paesano, che le diventava fuori. E che toccava ligarlo fuori a Russia, ligarlo così, da chiedere da mangiare, che non era con la bocca aperta, ma non era a mangiare, che era fuori di testa. E allora gli tendeva, che tu cosa pretende anche tu. E intanto gli si è andati fuori così, venne l'ordine che parte il treno, non che io. E lui cerca in 90, e noi in quella che parte il treno era sotto il treno. E lui ha visto e si è messo sotto il treno, e gli ha schiacciato la propria ira a casa. Ma se veniva a casa era così ormai, e parte il treno. Se era via Linz, sì. E fino a Innsbruck. E vedi a Innsbruck,
se non li porti, sul treno cava la canottina, era piena, ecco di più, e sono tornato al giù dal treno con fitta, per così abitati giù. Pieni ieri, e te capirai, io ero anche la fuga, anche la prigionia, pieni. E vai a Bolzan, era l'alba. E a Bolzan, e chi disse adesso, mi fa la continuazione a me. C'è chi in stazione, va lì a domandare del dito che lei lì fa chi. E quello che dico, se vedo quel lì che passa, vedo vivo, non c'è ma, madonna lì. E diciamo, mi ha pagato un rapini, che tu sai come chi è.